Beh, direi che è un buongiorno dalla zona rossa. Ed eccoci qua in questo secondo lockdown. È iniziato praticamente stamattina, infatti adesso è il 15 di novembre, quindi è domenica ed è il primo giorno di zona rossa qua in Campania. Ed io già mi sto rompendo le scatole, infatti questa seconda quarantena non so come l'affronterò, non so come ne uscirò, ma spero non troppo esaurita. Anche perché se devo dirvi la verità già sono esaurita, quindi vediamo di non peggiorare troppo la situazione, no? Ora, questo video non avrà un senso preciso, non avrà un senso preciso perché io ho delle idee di video da portare, ma non vorrei bruciarmele così subito, diciamo, anche perché non sappiamo per quanto tempo staremo in quarantena, e quindi diciamo che vorrei conservarmi alcune delle idee vincenti che ho per problemi futuri, insomma. Quindi, qual è lo scopo di questo video? Lo scopo di questo video è davvero molto, ma molto semplice. Sarete voi ad aiutarmi in questo momento a trovare delle idee che vi possono piacere per YouTube. Quindi vi faccio un semplicissimo esempio. Qua sotto nei commenti mettete le idee che vi vengono in mente, qualsiasi tipo di cosa, ovviamente cose che sono fattibili da fare in casa. E quindi io cercherò di realizzare quelle idee man mano, in modo da comunque portare dei contenuti su YouTube e in modo magari anche da fare qualcosa di creativo, fare qualcosa che non ho mai fatto prima, quindi potete davvero sbizzarrirvi e scrivere qua sotto di tutto. Ovviamente cose sempre riguardanti in generale il canale, quindi magari il mondo dei vlog, il mondo di tutto questo cosa è qui, perché comunque se mi dite di fare un gameplay capite che su questo canale almeno non posso portarlo perché non ci entrerebbe assolutamente niente. Io comunque ho già delle idee in mente, come vi ho detto, anche delle idee riguardanti l'università e tutte le cose del caso, ma li faremo uscire a tempo debito. Adesso non mi sembrava il caso di fare altri video del genere, dato che comunque ne sono già usciti nelle scorse settimane. Quindi appunto l'obiettivo di questo video era quello di trovare degli argomenti di cui trattare in modo da variare anche un pochino. Tra l'altro, come vedete, sto cercando di fare inquadrature diverse per non stare sempre ferma e non annoiarvi, e non so se ci riuscirò, però almeno ci provo. Ora, facendo un attimo il punto della situazione, abbiamo delle cose già in programma da portare avanti, ovvero l'università, YouTube, il blog e anche i social che ho. Io avrei tra l'altro anche TikTok che ho aperto durante la prima quarantena e su cui praticamente non ci sto caricando più niente se non qualche cosa a caso ogni tanto. Quindi, boh, potrebbe essere un'idea anche magari provare a fare un TikTok al giorno, fare delle cose su TikTok e vedere dove mi porta. Ovviamente non mancheranno le recensioni, non mancheranno gli unboxing, perché soprattutto adesso che si sta avvicinando anche Natale e nel periodo del Black Friday è più facile che io ordini qualcosa, però diciamo che non posso solo portare unboxing e recensioni perché altrimenti vi farei due cose così, diciamo, non fatemi essere volgare. Tra l'altro, questo potrebbe essere il periodo adatto per riprendere tutte quelle serie che ho lasciato in sospeso su Netflix e che adesso ho di nuovo tempo di guardare. Però, diciamo, come sapete, da un po' di tempo a questa parte sto cercando di essere più produttiva e quindi mi sembrava una brutta cosa, insomma, mettermi a guardare Netflix e non fare nulla di produttivo. In realtà mi piacerebbe sfruttare questa seconda quarantena per imparare a fare qualcosa che magari non ho mai fatto, quindi vedremo, insomma. Vedrete cose nei prossimi giorni. Tra l'altro vi dico già da adesso che venerdì uscirà sul canale la recensione degli auricolari che ho unboxato la settimana scorsa, comunque Ludo's Clamor. Così saprete i miei pensieri al riguardo e se ve li consiglio o meno. Tra l'altro, se non avete visto il video unboxing, ve lo lascio nelle link in alto a destra, così potete andarlo a recuperare. E andate a recuperare anche gli altri video che non avete visto. Ad esempio il video sul consumismo, che secondo me è molto importante, e anche gli altri video. Niente ragazzi, quindi vi ripeto, se avete idee scrivetele qua sotto nei commenti perché mi dareste una grandissima mano a trovare nuove idee per nuovi video da portare e soprattutto mi aiutereste a fare qualcosa di più creativo, diciamo. Perché sì, le idee ce le ho comunque, però vorrei fare magari qualcosa di più creativo che a me non è ancora venuto in mente. E niente ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video, se vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel pollice in su, commentare, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e noi ci vediamo prossimamente nei prossimi video, sempre qua sul canale. Bella!